Gaetano Chirico. Okay. Non De Chirico. Non De Chirico. È in te che lo frega. È in te che lo frega. Posso solo guardare. Grazie. Posso? No, io mi volevo ancora tutta una serie di interventi, tra cui quello fatto dal signore, che non so, dell'Alle Marche, no? Sì, sì. Per la regione Marche. Quindi insomma, no, relativamente alla, continuavo l'iter, semplicemente ho fatto, perché non so il suo nome, quindi. Perché noi avviato questo, Fabio, piacere che tanto, avviato questa, l'attività più, diciamo, definiamola esecutiva, ecco, della... Del, sul nostro territorio, relativo alla, ad una serie di richieste di chiarimenti, quindi per quanto riguarda quelli che vengono definiti nella carta, nella carta dei servizi, quindi dell'accordo tra Presidenza del Consiglio e CLCU, quindi per i servizi pubblici locali, dopo una serie di richieste di chiarimenti, vista la totale noncuranza, peggio, totale indifferenza, mancanza di interesse per ciò che potrebbe essere, cioè per ciò che sono più che altro, quegli elementi che permettono la realizzazione della persona umana intesa proprio individualmente, sarebbe i servizi pubblici in generale, abbiamo avviato una serie di procedure, quindi abbiamo dato effettivamente attuazione, però nonostante io per deformazione professionale dovrei fare, cioè perché l'avrei dovuto avviare davanti alle autorità giudiziarie, quindi perché sono un avvocato, però abbiamo deciso più che altro di farlo davanti alle autorità, quindi tipo ANAC, Corte dei Conti, insomma, eccetera. E ha comportato una serie di conseguenze, perché sono stati davvero in difficoltà. Infatti il nostro prossimo intervento sarà proprio quello di dare concretezza a questo e quindi spiegare, perché spiegare e informare le persone. Perché oggi è in atto, come diceva poi Stefano Di Foggia, un sistema di... cioè l'affermazione di uno stato di crisi totale, quindi il nostro è terra dei fuochi, ormai definito, penso che siamo noi i fuochi però in persona, perché prima abbiamo assaggiato la mozzarella, terra dei fuochi, ed era buona, quindi il fuoco può essere inteso in questo senso, perché poi non va più bene, insomma, perché depoliticizzare, diciamo, i cittadini, quindi disinformarli rispetto ad un sistema di diritti che gli spetterebbero per eccellenza, quindi in quest'ottica ci muoviamo noi, ci rimettiamo il nostro lavoro, ci rimettiamo le nostre forze, le nostre energie, pure i nostri soldi, perché ci stiamo rimettendo, però cerchiamo di informare, per poi dopo passare all'attacco, perché poi se non è il caso che tu, cioè nel momento in cui ti informi, cosa che dovrebbero fare direttamente le, tra virgolette, io li chiamo politicanti, perché grandi filosofi li hanno sempre definiti politicanti, cioè come dispregiativo del politico, quindi questi politicanti di oggi, a questo punto c'è la reazione, perché per in fisica ad ogni azione c'è una reazione, quindi solo reazione. Dicevo, mi ha fatto rimanere veramente perplesso, perplesso perché ho detto tu sei un folle, che il ragazzo ha portato la mozzarella, ho detto ma tu ce l'hai la carta dei servizi e la carta di qualità? Bravo. Sì, ho detto scusami, stiamo veramente, sono io che ho un handicap e sono ignorante in materia, ho detto che la sto chiedendo agli altri, quindi a coloro i quali fanno i controlli ed effettuano i controlli presso la sua azienda, però quelli non hanno poi le carte di servizio di qualità, tantomeno si approcciano nel poter incentivare o aiutare gli altri ad intervenire nella formazione di tali documenti e quindi dare quelle informazioni, quelle prerogative, quei diritti che spettano, perché lo Stato siamo noi, perché siamo noi che ci facciamo Stato per poi limitare le nostre libertà intellettuali o di movimento che per esso. Noi abbiamo scritto all'organismo di valutazione, l'OIV, noi abbiamo scritto al responsabile della trasparenza e prevenzione della corruzione, abbiamo minacciato controlli interni ed esterni totalmente assenti nelle pubbliche amministrazioni. Se noi esportiamo questo modello di rete in tutta Italia, noi in giro di un mese cambiamo l'Italia, perché tutte le CDA scrivono a tutti gli enti. Da noi si sono dimessi proprio a mettere fermo un po', ce ne andiamo un po', due mesi prima. Tre mesi prima, ci rimettiamo perché non è il caso. Oggi l'ANAC che interviene, fa ispezione. Il commissario governativo, il commissario di prefettizio sul comune di Frignano, mi permetto di poter dire questa cosa, ci possiamo mandare questa cosa. Ha detto gente, medici, mi potete dare una mano? Certo. Datemi una mano, allora, sono in difficoltà, perché quello che sto prendendo qua non l'ho mai visto da nessuna parte. Quindi sono. Non è graffiante, non è anche, io sono stato definito aggressivo nella, nell'attuazione di queste cose, però non è una questione di aggressività, è una questione di
è mio, io sto su quel territorio, sono nato in quel territorio, io sto là, quindi tu non puoi venire a casa mia e mi chiedi soldi o da dove devi pagare il tributo. Sì, rispetto, è un mio dovere costituzionalmente previsto, non ci sono dubbi, io lo voglio pagare, però ti pago quello che ti devo. L'acqua, 9 milioni di euro di debiti, neanche 4 mesi fa si sono, hanno sbagliato in buona fede a fare un bonifico da 1.200.000 euro. Hanno sbagliato per tre volte, tre tranche di 400.000 euro. La risposta è stata: in buona fede ci devi credere. Ho detto va bene, ma non lo io non sono nessuno, io monitoro, perché la Corte dei Conti nel 2010 in merito alle linee guida sulla per quanto riguarda l'accordo in conferenza unificata, sì, nel 2010 la Corte dei Conti su richiesta di un parere dell'allora sindaco del Comune di Torino ha espressamente detto: le associazioni di consumatori devono monitorare e non possono entrare direttamente nella gestione del servizio, sì, per quanto riguarda per i servizi essenziali. Sì. Per quanto riguarda gli altri possono monitorare, devono controllare, certo, e fare riferimento a tutti gli organi superiori. Ma dico di più, se voi quindi conoscete... legge pure giurisprudenza. Scusa, le delibere, sì, della Civita numero 3 del 2012 e numero, perfetto, 6 del 2013 impongono l'obbligo di aggiornare ogni anno le carte dei servizi. Vabbè, ma ci sono anche i piani triennali per la tematiche. Ma non si attuano. Noi dobbiamo studiare queste leggi che non le conosce nessuno e abbiamo degli strumenti nuovi che dobbiamo mettere in atto in tutte le regioni d'Italia. Noi lo stiamo facendo. Fabio, ci sarà un intervento di Carlo Garofalo su questo aspetto. Io ho fatto ricorso all'autorità garante della terra, ci sono ovviamente l'autorità, l'ex, le commissioni, la carta servizi della nostra azienda idrica, commissione per l'accesso agli atti, insomma, cioè, no, finito, non si capisce niente. Io vi ringrazio apposta, era soltanto per una vera esperienza di grazie. Allora, grazie a